Sei pronto? Sì. Devi parlare un po' ad alta voce perché qua sennò poi non ti senti. Abbiamo già iniziato, eh? Sì. Quindi c'hai tutto, sponsor, sei a posto. Perfetto. Allora, sei qua, è vero, hai visto che è vero. Alla fine sei, hai avuto ragione. Tu non mi credevi 19 settembre. No, non è che non ti credevo, però lo vedeva dura perché cioè, alla fine la Ducati è una squadra importantissima e non mi vedevo qua dentro. Tu, allora, prima domanda hai detto chi cazzo sei, mi hai detto. Poi, che cazzo dici e chi te l'ha detto? Sì, sì. Vabbè, tutte queste cose non no, sono non importanti. L'importante è che poi è andata, che siamo qua, sì. È andata bene. E fra l'altro ti hanno chiamato perché qua sei lo specialista tu, no? Lo specialist. Perché qui com'è andata questa? Non è che sei lo specialista, però mi sono adattato bene con la moto. Abbiamo lavorato tanto anche questo inverno con la nostra moto Superstock e alla fine ho portato il lavoro che abbiamo fatto su questa moto, che abbiamo fatto in questi giorni e è andata bene. Abbiamo cambiato tante cose con la Superbike e ci ha dato una bella mano che mi ha fatto migliorare tanto rispetto al primo split che sono partito. A Misano hai provato l'altro giorno, però pochissimo, sei sfortunato tu, perché pensavi di provare un po' di più con Goi, no? Sì, avevamo due giorni ma c'era l'acqua e alla fine abbiamo girato solo mezzogiorno. Però mi è stato importante perché siamo arrivati qua che non partivo da zero, no? Almeno conoscevo un po' la moto, un po' di giri avevo fatto, ho conosciuto anche il mio capo meccanico e tutto quanto, mi ha fatto piacere andare anche lì. Chi è che hai visto qua che gira, che hai seguito un po' per fare qualche riferimento? Chi è che è quello che secondo te è più adatto a te per vedere? Per vedere qualcosa quando sei entrato. Sono contento perché tutti i tempi che ho fatto ogni turno, da solo. L'ho fatto da solo, perché volevo cercare il mio ritmo, volevo sapere più o meno dove sono io girando da solo e alla fine non è che ho fatto nessuna scia per fare i tempi, ancora sono contento. Poi c'è qualche giro dietro di Gintoli, di Elias, di tutti quanti, li fai. Loro sono bravi, loro fanno diverse linee rispetto a me perché la Pirelli lo vuole così e mi devo adattare ancora. Il passo non è male, no? Non è male, no. Sono più o meno nel top 8, top 10, comunque sto bene. Allora, per le scommesse dicono che tu fai 10 o 12 domani, cara. Io dico che fai tipo 6, 5. Io te lo dico. Tu sai che dopo io quando. Domani sera non vale, però tu sai che poi quando io vedi quello che poi succede, che più o meno. Quindi non sarebbe male, no? Spero che hai ragione anche questa volta. Comunque, vabbè, dai, questo con Ducati come rimani tu? Cosa fai l'anno prossimo? Avete parlato? No, non avevo parlato niente, non so il mio futuro per l'anno prossimo. Cioè, certamente mi piacerebbe stare qua, ma so che è difficile, tutti. Ci sono tanti piloti in la Superbike che finiscono i suoi contratti e sicuramente cercheranno la migliore decisione, che una di quelle lì è stare dentro la Ducati. Se mi arriva sono contentissimo, però non ho parlato con nessuno, adesso sto qui a divertirmi, a ringraziare il team per questa opportunità e finire meglio il campionato spagnolo. Certo, c'è Team 12, no? Che quello è sicuro, sì, è casa tua, no? Sì, quello è mio. Quello è mio. Casa tua, non ti tocca nessuno. Dovuto fare. No, l'hai dovuto fare perché sennò non c'avevi da correre, quindi tutto sommato sei stato bravo, ma portare qui non ce la fate voi, è un po' difficile. Stiamo parlando un po' con la donna anche per fare un po', vediamo come c'è quella nuova categoria Superbike Evo, ma è troppo ancora nell'aria, sai? Non è che abbiamo. Ci mancano anche dei sponsor e di supporto. Però se vengo qui a fare l'Evo lo faccio con la Ducati. C'è la mia idea di rimanere con la Ducati perché sono loro che mi hanno appoggiato e che mi hanno dato questa opportunità che mi hanno fatto tanto bene. Tu sei il matador del CEV, giusto? Perché tutte gare vinte tranne una, quindi così non poteva andare. Qui domani ti giochi una bella opportunità a casa tua. Che ti dico, in bocca al lupo, come si dice in Spagna? Mucha mierda. Va bene. Senti, saluta il lettore di Mr. Helmet. Ciao a tutti. E speriamo che anche questa volta ci abbiamo preso. Ciao, no? Speriamo. Grazie. Grazie, ciao.